Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in quest'altro spacchettamento più ce l'ho mi manca dell'album dei calciatori della Roma, quello ufficiale della Europublish. Andremo a spacchettare i nostri 5 pacchetti, come al solito ormai è prassi, e andremo a fare il ce l'ho mi manca su questa collezione. Ragazzi, se è la prima volta che vedete un video di questo canale, vi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sempre se vi fa piacere ragazzi, perché nessuno è obbligato. E lasciate un bel like. In più, se volete, seguitemi anche su Instagram perché lì vedrete delle foto in anticipo su quello che succederà poi sul canale. Allora, ragazzi, adesso andiamo a spacchettare questi 5 pacchetti. Speriamo di trovare molte figurine mancanti e non doppioni, ma stiamo a vedere. Allora, la prima figurina che troviamo è questa piccoletta in cui c'è Under e Schick, che è quella per fare la formazione. Poi troviamo la card in cui si vede Pellegrini abbracciato con Dzeko L2, e se non sbaglio questa ce l'ho, è un doppione. Qui si vede in azione l'altro Pellegrini, e Under. E qui c'è un'azione da gioco in cui si vede Piqué in scivolata del Barcellona, quindi relativa alla passata Champions League. Andiamo a aprire il secondo pacchetto. Oh, e troviamo questa bellissima figurina glitterata con una parte di scudetto. Si vede la R, la O, si intravede la M e la scritta sotto 1921. Poi troviamo Schick in azione. Troviamo Manolas, intento a fermare un attaccante, se non sbaglio, dell'Atalanta. Qui vediamo Pastore impegnato in un'azione durante il derby contro la Lazio. Lo metto a fuoco, ecco qui. E qui abbiamo Florenzi sempre in azione contro la Lazio. Terzo pacchetto. Vediamo cosa esce fuori. Troviamo la maglia, una delle maglie della Roma. Troviamo Ante Cioric, giovane giocatore, giovane promessa della Roma. Santon, che la Roma ha prelevato dall'Inter con l'affare Nainggolan, lui e Zaniolo ha prelevato. Qui si vede in azione contro l'Empoli. Qui c'è Edin Dzeko in azione sempre contro l'Empoli, se non sbaglio, e al suo fianco si intravede sfocato El Shaarawy. E qui abbiamo il nostro capitano Daniele De Rossi. Poi pacchetto, abbiamo lo scudetto della Roma, molto molto bello questo scudetto con questo sfondo giallo con le scritte AS Roma. Devo dire che queste figurine sono particolarmente belle. Poi c'è quest'altra card in cui si vedono i giocatori della Roma abbracciati, si intravede la maglia di Zonzi, Fazio, Cristante, Juan Jesus e Dzeko. Poi facendo così, Roma siamo noi. Zonzi. Questo è El Shaarawy in un'azione da gol che ha portato per gol, però non riesco a capire, adesso non riesco a riconoscere contro quale squadra. Qui abbiamo Manolas, sì, Manolas contro l'Atalanta e De Rossi che si vede in sfondo. Ultimo pacchetto di questo spacchettamento, abbiamo Manolas e Bianda. Schick in azione, Florenzi sempre in azione, la figurina di Dzeko e sempre Florenzi impegnato nel derby contro la Lazio. Adesso sistemo le figurine in ordine numerico e le andiamo a attaccare sull'album.
Allora, ragazzi, pronti con il ce l'ho mi manca. La prima figurina che abbiamo trovato è la numero 3, che va qui, che fa parte di quattro figurine che vanno a formare lo scudetto della Roma. Noi abbiamo trovato la prima, quella in basso a sinistra, per l'appunto la numero 3. Queste figurine poi è sempre difficile andarle a far combaciare. Vediamo come vanno queste, perché specie a 4 punti. È tosta, è tosta, è tosta. La numero 8 ce l'ho, è doppione, che è quella relativa alla Champions League dell'anno scorso, della grande impresa della Roma. La numero 9 mi manca, che è la parte che va attaccata qui, in cui c'è Schick in azione. Contro il Barcellona. Questa Poi la prossima figura ad attaccare è la numero 27, Ante Cioric. Anche questa mi manca. Poi abbiamo Dzeko, doppione, purtroppo, ma quest'album contiene talmente tante poche figurine che è facile trovare doppione. 34 Under. Andiamo ad attaccare. Poi troviamo la numero 41, che è la maglia quella gialla della Roma. Questa Poi abbiamo la numero 70 di figurina, che è quella di Luca Pellegrini, 19enne, promessa della Roma. Poi per lui un infortunio che per adesso l'ha messo per un po' fuori dai giochi. Poi abbiamo la numero 90, che è Santon. Poi abbiamo la 104. E la 104 ce l'ho, questa qua di Manolas. Di Manolas mi mancano soltanto due figurine, praticamente la 102 e la 106, finita la pagina di Manolas. Poi abbiamo anche la 105, che è sempre doppione della stessa pagina. Poi abbiamo la 120, che è Daniele De Rossi, è la prima di Danielone. Poi abbiamo la 133, che è Florenzi, mi manca questa qua di Florenzi. Poi la 134, sempre sua, un'altra mancante, e 136, sempre di Florenzi, un'altra figurina che mi manca, che aggiungiamo a questo splendido album. Poi abbiamo la 141 di Pastore, che va qui sotto. Zonzi, l'abbiamo trovata doppione questa figurina, ce l'ho
poi la 155 di Dzeko mi manca. E la 165 Chic, che questa mi mancava. E poi abbiamo la 175 di El Shaarawy. Anche questa mancante. Dopodiché abbiamo trovato la 196, che è una delle figurine finali. Va qui sopra, che è lo scudetto. Ci sono numerosi scudetti in questo album e per me uno più bello dell'altro, devo dire. E poi andiamo alle card di cui abbiamo trovato la L2 che ce l'abbiamo, è doppione, e L4 che invece mi manca. Ecco ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!